rischio, rischio, ecco. Rischio di che sai? Fai rischio, quello che gli raffino nel figliolo, poi gli tagliano l'orecchio a 20 anni. L'orecchio, L'orecchio. A lui gli avranno tagliato l'orecchio a 20 anni. Ma a noi ce l'hanno messo un culo da quando siamo nati. Ah, ah. Accidenti alle colonne e regali il mondo intero della Terra. La scoppiasse un Plutone. Accidenti al sistema solare della Luna. Si incastrasse la via rospa dell'Eva Lattea con gli anelli bucaiolo alla miseria di Plutone e cane. E che c'è? Domandami come sto e ti rispondo. Male. E allora perché tu vieni a lavorare con noi? Sì, tanto mi gusta, bene. Ho visto ieri la ricetta di medico di buio. Dalla depressione con scarso neurovegetativo. Fra 2 o 3 mesi potrebbe diventare anche scemo. Io da parte mia aspetto che mi venga una crisi sui religiosi. Il Dio! Lascia fare il Dio! Sta fermo! Che fai? È arrivato a sentir parlare! E che t'ha fatto? L'unica furbizia del Dio, sai qual è? Che un c'è, e qui è stato furbo, un c'è. Perché se c'era e mi incontrava me, darà in difficoltà! Darà in difficoltà, te lo dico io! Ragazzi, siamo sempre a bestemmiare se si è sbagliato noi e siamo messi male. Bisogna essere rivoltosi, ragazzi, ci vuole la dittatura del popolo. Ci vorrebbe proprio la dittatura del popolo a anarchia. Ma l'è sempre una dittatura? L'è sempre una dittatura, ma tanto si va avanti 2000 anni, poi si vedrà. Quello che mi preoccupa a me è Berlinguer. Recentemente mi pareva un po' lento. Berlinguer che? Berlinguer non è lento, niente, Berlinguer ci vuole bene. Anch'io ti voglio bene a Berlinguer, ma il problema non è mio quello di fidanzarsi con Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione. Chi si fa? Chi si fa? L'unica cosa che dovrebbe fare Berlinguer è quella di darci via, basta, lui ci dovrebbe presentare in televisione, alla città, senza di niente a nessuno, la sera alle 9, no? Piano piano entrare, tutti pronti davanti, e lui arrivare alla città, buonasera, compagni, via! Ecco, e perché ci dai via? Perché c'ha da fare, c'ha famiglia. Via via ragazzi, si fa fare una partitina, vai! Poi il comunismo viene da sé anche senza Berlinguer. Il comunismo è come prima di farsi la prima sega che si viene a letto da sé, si fa. Io buono, cosa mi è successo? Niente. Oh fanciullo, sei venuto, quello che non funzionava ora funziona, godi. Ecco, il comunismo, così il popolo si... è come un ragazzo prima di farsi la prima sega, si arriverà la mattina da sé, si dice, è arrivato, cosa ci è successo? Niente, popolo, sei venuto, quello che non funzionava ora funziona, godi, ecco, il comunismo è la sega prima di farsi la prima sega, si viene da sé spontaneo. Stasera, alle 9 dopo cena, alla casa del popolo Majakowski, si terrà un dibattito sul tema, vuole la donna permettersi di pareggiare con l'uomo? Parlerà il compagno locale Vladimiro Tesoroni, cittadini di campagna, intervenite e garantite una partecipazione eccessiva. Ragazzi, ma stai un culo, ti si vede le tonsille. Basta, no, basta, è un gioco più. Quanto prendo? Sono pari, no? Me? Tu mi hai pagato. Io non avanzo nulla. Allora dà 4.000 lire a me. 4.000 lire? Io ce l'ho. Pagamento subitaneo. Posso, ce l'ho. Pagare, biondino. Tu potrai aspettare qualche giorno. No, poi me ne scordo. Andiamo, 4.000 lire. Quanto andare a puttana? Senti, Sciuni, ma la tua mamma, come l'hai messa? Cosa sarebbe? Sì, come l'hai messa a Roma Fessotto, a stimolo dell'Ovaia, insomma. È una bella sposina. Senti, Sciuni, tu gli dici, mamma, scusi il termine, Bozzone d'avanza 4.000 lire. Su per giù, le puttane da 4.000 lire le son come te. Stasera viene, tu te ne fa mettere un po' a bagnomaria. Se la fosse una mamma moderna dovrebbe dire, Mario, per l'amor di Dio, se t'ha bisogno. Scherza. No, si incazza poi, dai. E mi incazzo io! Via, Sony, perché ti costa? Non te lo butta mica in culo a te, alla tua mamma. No, se non ci sta, andiamo. Senti, biondino. Io ora vo a casa. Mi lavo e me lo sciacquo bene. Uscirò gaudioso per l'atto materiale
che vado a sperimentare. Non pretendo, vero, per 4.000 lire un fisso connubio con quest'ultima, la quale non voglio rinvivere in te persona il ricordo del tuo babbo morto schiantato, ma rinvivere in lei femmina per una notte il brivido blu d'una trombata di 30 anni fa. Bravo Pozzone, questa è la bontà dell'uomo. Bel discorso Pozzone, tu parevi Kennedy. Ti credevo più ignorante, eh? C'ho il mestiere. Allora Sony, ci si vediamo stasera dopo il telegiornale. Buona. Buona Sony. La veggo buia.